Siamo qui all'inaugurazione di questo 23° appartamento, siamo felicissimi in questa annata veramente difficile e dura che stiamo vivendo, ma la Fondazione Tommasino Bacciotti non si ferma, perché il bambino malato di tumore purtroppo deve continuare nelle sue cure, nelle sue operazioni, e noi siamo al suo fianco. Una casa per ogni anno che avrebbe avuto il piccolo Tommasino se non fosse stato strappato alla vita da una grave patologia oncologica. Siamo contenti che la famiglia Liotti, Lucia e Alberto sono partecipi in questa nuova inaugurazione del 23° appartamento, grazie al suo contributo di Menarini e grazie soprattutto perché è da 20 anni che seguono la nostra fondazione, che ci sono vicini nei nostri progetti. È la fondazione che in Italia è riuscita ad avere più alto numero di appartamenti da dedicare al supporto di queste famiglie nel momento di particolare delicatezza della loro esistenza. Per noi l'impegno in oncologia è una missione. È la missione nell'oggi e anche nell'aiutare le persone che sono in difficoltà, ma è anche la missione del futuro per ricercare farmaci innovativi per risolvere in maniera sempre migliore le situazioni in cui le famiglie e le persone si possono trovare.